Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. È iniziato con entusiasmo e senza problemi al traffico, ma con tante persone a piedi e in bicicletta il primo giorno di gare del ciclismo mondiale, con la soddisfazione del governatore toscano Enrico Rossi, che ha incontrato in Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze il commissario tecnico azzurro Paolo Bettini. Il presidente della regione non ha mancato di soffermarsi, al di là degli aspetti sportivi, anche sulle variazioni alla mobilità attestate a Firenze e non solo. Ci aspettavamo chissà quali disgrazie, invece un po' forse i timori hanno consigliato di restare a casa, però anche tutti i treni che abbiamo messo hanno avuto un grande successo. Diciamo che la bicicletta spinge il treno, ecco, e quindi ci dà anche un'indicazione su come si può organizzare il futuro della mobilità in questa regione. Quello che temevamo invece è diventato un aspetto positivo. L'assessore Ceccarelli ha messo ben 26 treni in più, anche treni che di solito, diciamo, sono vuoti, si sono riempiti, e questo significa che si può garantire una mobilità più moderna, più di tipo europeo. Viva la bicicletta! Il CT Bettini non ha mancato di parlare dello stato di salute degli azzurri in vista del giro iridato Firenze-Fiesole, dove i suoi correranno per il titolo mondiale. Con il gruppo dei prof abbiamo visionato la prima parte, da Lucca fino a Montecatini. Abbiamo ancora qualche giorno per ragionare su quello che sarà la condotta di gara. Il ciclismo è bello perché è imprevedibile, 7 ore di gara quasi non è pensabile capire cosa succederà. Dovremo essere molto bravi a interpretarla al momento in maniera diretta e come sempre con grande professionalità. Nel corso dell'incontro Rossi ha consegnato agli atleti azzurri la medaglia d'argento fatta coniare per l'occasione, disegnata da Luca Alinari, e reca sul lato il Pegasalato e sull'altro il logo dei mondiali con i colli e una bici stilizzati, ad esaltare la bellezza del ciclismo e quella della Toscana.